Siamo ora in compagnia di Giovanni Simeone in questo post partita di questo Aurora Desio Larius 2006, 5-1, risultato importante che bissa quello di Coppa, lì ne avevate segnati tra l'altro 8, non erano serviti però per la qualificazione. Io volevo iniziare da qui perché parlavamo anche con i dirigenti, il rammarico c'è stato perché avete completato il percorso nel girone pari punti con le altre, però la classifica avulsa non vi ha premiato. Sì, no, appunto il rammarico da parte nostra tantissimo. Siamo saliti a Bellagio senza sapere della classifica avulsa e ci siamo rimasti veramente male perché abbiamo fatto una partita all'insegna dell'attacco cercando di fare più gol possibili, cosa che in campionato non ci è riuscita tanto. Ci siamo riusciti, contavamo gol, mica differenza reti, ma alla fine abbiamo scoperto proprio nel ritorno che non è servito a niente. Tanto rammarico, poi era un girone veramente difficile, tre squadre forti, tutte e tre a 6 punti, già in campionato ci diamo battaglia, purtroppo è andata così, ma niente. Vi potete concentrare a questo punto ovviamente sul campionato, avete dimostrato di potervela giocare con la capolista, l'Amor che è lì con voi perché siete sempre a braccetto, tra l'altro, curiosamente le squadre che seguiamo stanno facendo il campionato di comune accordo e immaginiamo sulla carta che domani l'Amor porti a casa i 3 punti con la Vigor e probabilmente continuerete a braccetto. Una vittoria che, come stavamo anche accennando, chiacchierando tra di noi, porta anche tanti gol. Uno dei problemi che avevate era appunto quello di riuscire a chiuderle le partite. In queste due occasioni l'avete fatto, che sia cambiato un po' il vento, riuscite adesso a centrare un po' di più la porta? Ah, guarda, ha cambiato il vento, speriamo. Certo è una cosa che ci siamo detti tra di noi, la nostra differenza reti è proprio bassa, tra le più in alto in classifica, se non mi sbaglio abbiamo il peggior attacco, uno dei peggiori, sì. Quindi ci stiamo lavorando veramente tanto, i risultati si stanno iniziando a vedere, ma un processo lungo, però dai, stiamo migliorando soprattutto in fase realizzativa e non posso che essere contento perché finora sono lì con più gol di tutti della squadra, ma dobbiamo arrivare ad avere tutti tanti gol perché possiamo migliorare molto ancora, secondo me possiamo giocarcela. Adesso con questa vittoria mantenete i 7 punti di svantaggio dalla Virtus, rimane la speranza in qualche modo comunque di poter anche recuperare, considerando anche gli altri scontri diretti, o magari già, nonostante siamo solo all'inizio del girone di ritorno, si pensa un po' di più ai play-off? Dal mio canto, e penso anche da quello della squadra, finché la matematica non ci condanna, noi punteremo sempre al primo posto, cercare la qualificazione diretta. Poi ovvio il playoff, l'obiettivo minimo da centrare, quello che arriva in più meglio. Bene, io ti ringrazio e ci diamo appuntamento tra 2 settimane per la prossima gara. Va bene, grazie, grazie, ciao.